E buonasera e benvenuti. Aperte le porte abbiamo. Sì, aperte le porte abbiamo. Qua ne ballano sotto e non vi posso dire che cosa. Che cosa ti balla sì, no, sotto? No, perché io vedo alla mia destra. Perché stasera sono alla c'ha le punte? Stasera, sì, c'ha le punte. Non lo so se ha le punte. C'ha le punte. Aspetta, aspetta, così, guarda che così è a secco, c'ha le punte. Senza neanche inquadrare. Hai le punte? Mi fai sì o no con la testa? Hai le punte? Non ha le punte. No, non ha le scarpette con le punte. Però va bene. E quindi parleremo anche di danza. Parleremo probabilmente anche di danza, forse, non si sa. No, perché potrebbe essere le punte del cacciavite. Non lo sa, non si sa. Non si sa. Parleremo di tante cose questa sera, Carlo. Sì, parleremo di tante cose. Partiremo dalla danza con un ospite. Danza, teatro, direi. Danza, teatro, cinema. Poi rimarremo sul teatro. Pattinaggio anche. Pattinaggio? Sì, anche pattinaggio. Mi serve anche questa? Anche quello, se non mi ricordo. Ma quanta roba ha fatto? Ma gli ha fatto un botto. Ma è vecchio allora. Ah, secondo me, guarda, secondo me a 70, 75. Ah no, no. Mi sta no, dicendo. No, no. No, mi ha segnalato che perché non è molto vecchia. Va bene. Allora, vabbè, abbiamo detto che parleremo di danza, parleremo di teatro, parleremo non ci posso di arrivare alla fine, veramente. Parleremo anche di canto, perché sì. Parleremo anche di una bohème particolare. Sì. Ok, e avremo con noi Irina? No, non avremo Irina. Irina ci verrà a trovare prossimamente. Sappilo che ti viene a trovare. Va bene. Allora, okay. Poi dopo andremo in teatro particolare, perché parleremo di una rassegna che si svolgerà in quel di Bologna, una rassegna di teatro sì. femminile dedicato. Daremo parola alle sì. donne, una cosa veramente, un progetto molto, molto interessante, sì. molto importante. Perfetto. Dopodiché torneremo sulla musica. Parte. Perché? Ma così, mi sento un po' pirla da questa torneremo parte. Sulla musica, perché abbiamo un gruppo che già conosciamo, ma che volentieri vogliamo fargli il nome di sti cavolo di ospiti tutte le volte. Teniamo sempre tutti qua sulle spine, no? Allora, proviamoci, allora. Avremo a brevissimo Alice Bellagamba. Esatto, a seguire Alessandro Tampieri. E per finire i The Bank Robber. Li abbiamo detti tutti? Bene, andiamo col primo video. Vai col primo video. Anche perché siamo orfani questa sera. Del regista. Non abbiamo il regista. Ciao regista. Stirling. Chissà. Crystallize. Poi questa è... Ne parliamo dopo. Questo è Condominio P, siete su C100, canale 4 di CU.TV. Ammatta se bravo serio. E rientriamo in studio con era fresco là in mezzo Era fresco, sì, era freschissimo. Qui ballano intanto, cioè. Allora, spiegami perché mi hai fatto vedere un video con una violinista che gira in mezzo al ghiaccio. Ma ce lo facciamo raccontare? Da chi? Ce lo facciamo dire dalla nostra ospite. Infatti abbiamo qui con noi, cioè qui con noi no, direttamente dalla cucina di casa sua. Direttamente dal mobiletto che fa luce. Alice Bellagamba, ciao Alice. Ciao Alice. Ciao, sono Virgilio, direttamente da casa a Roma, ecco qui la cucina col microonde, va bene. Allora, due mele alla sua sinistra, la Bialetti alla sua destra. Allora, se ci vuoi preparare anche due spaghetti aglio e olio, va bene? Io non so cucinare, quindi mi piacerebbe, ma sono veramente una frana in cucina. Adesso io voglio sapere della cucina, allora cosa te ne fai? Io, vedi, ci sono due mele che ad esempio per cena sono perfette, poi tipo nel frigo c'ho cordon bleu, spinacine, tutte queste cose che le infilano nel microonde e 5 minuti sono pronte. Bene, arrivata anche la mia coinquilina direttamente dalla California, un secondo solo viene, vabbè, niente, è arrivata la mia coinquilina e niente, sto facendo un'intervista ora, sì, tutto così in diretta. Così in diretta. La potete allora vedere, peccato perché è bellissimissima, però si vergogna. Va bene. Allora, facciamo così. Se vuoi domani ti vengo a trovare, devo scendere a Roma, ti vengo a trovare, così conosco anche la tua coinquilina. Perfetto. Ma state a insomma, abbiamo visto il video di Stirling, che a me piace tantissimo lei, perché oltre ad essere una bravissima violinista, secondo me è anche una bravissima ballerina lei. Infatti tipo fa tutti i video particolari dove il ballerino balla, no, è veramente fantastica. Brava. Allora, abbiamo qui con noi Alice. Alice nasce nel 1900, non si dice. Perché devi dire quando è nata? Non lo so, perché partivo da lì, hai capito? No, perché mi ha fatto un gestaccio prima. Allora, diciamo che dal punto di vista... No! Dal punto di vista professionale potremmo dire che nasce nel 97, come cantante.
Ma come cantante? Come cantante nel coro delle, nel coro delle Voci Bianche, scuola Pergolesi. Dico bene, Alice? È vero, ha ragione Virgilio. Vedi, Carlo, che tu non sai niente. No, io non hai studiato. No, ho studiato. Scherzo, ma scherzo. In realtà sì, ho fatto 2-3 opere liriche, la Bohème, la Turandotte, quando ero proprio piccolissima, nel coro delle Voci Bianche. Ebbene sì, ho fatto anche la cantante. Quindi hai cantato dopo i giocattoli di Parpignol. Ho cantato Parpignol. Esatto, vedi? Bravo, vedi? Sì, ma ero piccolissima, avevo tipo, non lo so, 11 anni, 10, ero veramente uno scricciolo. E vabbè, però dallo scricciolo poi si diventa grandi, e diventando grande sei rimasta sempre sul palcoscenico, però sei andata a fare danza. Dico bene. Esatto, sì, ho iniziato a studiare danza nella mia città, a Iesi, e dopodiché a 13 anni ho fatto così per caso un'audizione a Firenze, mi hanno offerto una borsa di studio e ho iniziato a studiare in un'accademia, si chiamava all'epoca Balletto di Toscana e Opus Ballet, e lì ho studiato dalla danza classica al contemporaneo, modern, hip hop, musical, cioè è stata un'accademia di tutte le discipline di danza, l'ho frequentata per 4 anni e mi sono formata a Firenze, quindi comunque ho lasciato la mia amata Iesi, le mie amate Marche, mi sono trasferita e sono diventata toscana per 4 anni. No, oltretutto hai lavorato con grandi personaggi della danza internazionale, Monteverde, sì. Dinasti, Cigliano, Benedetti. Oddi, Steve LaChance, dico bene? Esatto, Bigonzetti. Esatto. Ho studiato con questi grandi maestri di fama internazionale, sì. Se non che poi a 17 anni, facendo uno stage con Mauro Bigonzetti, mi ha notata e mi ha scritturato come ballerina professionista alla Per Balletto, che è una compagnia di danza contemporanea con sede a Reggio Emilia, e quindi ero molto molto giovane. E quindi da Firenze ti sei spostata in Emilia Romagna, dalla Toscana in Emilia Romagna. Un po' più su, capito? Marche, poi Toscana, Emilia Romagna, poi boom, Roma. E quindi niente, ho ballato con il balletto per altri 4 anni, fino ai 20-21, dopodiché... Lì è successo il fattaccio. Ma ho capito, cioè, state a raccontare tutto in 5 minuti, tutti e due. No, ma io ci fermiamo, eh. No, ma io... Zitta, scusate. No. No, ma io sto zitto, sì, io sto zitto e vi faccio... Continuate a parlare, mi piace ascoltare. poi dopo... Tutto è zitto, Carlo, che io e Virgilio quasi... Cioè, stiamo un attimo intraprendendo un discorso serio, concentri. Scusate. No, proseguite, tranquillamente, scusate. Se vi ho disturbato nella vostra intervista. Parliamo un attimo della tua professione di danza, perché effettivamente sì. Poi è stata quella che ti ha portato al salto in televisione, dico bene, perché sì. Ti ha portato a partecipare a un reality, parliamo di reality, perché più che una scuola particolare, diciamo che fondamentalmente è un reality. Dove... E adesso parte sicuramente no. La guerra tra chi ha partecipato e chi pensa da casa che sia un reality o un talent show. Allora, il talent show io personalmente sono convinto che sia qualcos'altro, anche se, a dire la verità, all'interno della trasmissione a quale hai partecipato sicuramente ci sono delle professionalità molto alte, sì. Però quello che si vede esternamente non è il talent, è il reality. Fondamentalmente la gente apprezza e segue per quello. Sì, io però credo che ci sia stato un cambiamento negli ultimi anni, cioè questa cosa della professionalità del quale parlava Carlo è vera, cioè nel senso adesso anche per i ballerini offrono comunque delle borse di studio, offrono dei contratti come ballerini professionisti e i cantanti hanno delle case discografiche comunque che stanno dietro ai vari concorrenti, quindi secondo me c'è stato proprio un cambiamento. Prima magari era cioè io trovo che più che il reality sia diventato davvero un talent show in cui si possa far vedere tutto lo studio che c'è dietro comunque ad ogni
passione. Ad esempio, io comunque ho studiato per tanti anni, ho fatto tanti anni di teatro, dopodiché mi sono sentita pronta per andare in televisione. La stessa cosa è per i cantanti. Quindi abbiamo parlato anche di teatro, Carlo. Quindi abbiamo già parlato anche di teatro. In un quarto d'ora abbiamo già liquidato Alice. Sì, beh, no, in cinque minuti. Allora, vabbè, è stato un piacere, arrivederci. Allora, facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo, anche sì, perché poi Alice ha delle velleità anche artistiche particolari. Cosa c'ha lei? Le velleità artistiche. Ah, sì, sì, certo. Velleità artistiche. Sì, perché ha dei piaceri particolari e c'ha... dato qualche indicazione su dei video. Allora sì, io ho un video. Sì, ma no, aspetta, ci ha dato qualche indicazione sui video. Si è scelta tre video dove praticamente in uno balla lei, in uno c'è protagonista lei, nell'altro c'è protagonista sempre lei. Quindi appunto, li ha scelti bene, no? Stai facendo passare per un'egocentrica. In realtà non è vero, no. Non è vero, allora, questa cosa. Mi è stato detto, vabbè, facci vedere tre video, magari se ci sei tu è meglio. Ovviamente io vado a scegliere quelli dove c'è. Hai fatto benissimo, Alice, hai fatto chiaro, benissimo. Allora, il primo che ci andiamo a vedere è un'esibizione live del 2007. Ci spieghi un minuto e 18, che è quello... È praticamente un video che io ho notato ieri e mandarlo alle 9 secondo me era... Adesso lei mi manda a quel paese. Era troppo presto? Era troppo presto perché nel minuto 18 praticamente io qua ho... Tu non lo sai, ma io di qua ho come aiuto regista un ragazzino che ha 17 anni, appena l'ha visto, hai capito, subito ha detto... ha detto, Ale, a posto, figurati. Ma perché? Allora dovete capire che comunque normalmente la danza esprime sensualità. Dico bene, Alice? 10-0 per Virgilio, non ce n'è Carlo. Dopo te lo dico fuori onda. Allora andiamo a vedere intanto questa esibizione, poi magari ce la spieghi dopo. Ok, va benissimo. Un amore di ragazza, guarda, me lo sono cercata da sole, quello è il problema. Va bene, perfetto. Andiamo con questa esibizione dal vivo di Alice. Vai Luca. Allora, torniamo in studio immediatamente. Allora, vabbè. Avete visto le scene sensuali, capite? Quindi... Ma erano tranquillissime, non c'era esatto, niente di sconcio. È totalmente soltanto una scena romantica. Vabbè, continua dopo qui con... Anche dov'è che eravate qui? Vabbè, ho capito, io un po' di malizia bisognerà mettercela, no? Ah sì, mettiamocela pure. Allora, intanto il mio partner è Francesco Mariottini, che per me è un fratello non di sangue ma di animo, di spirito, perché noi abbiamo vissuto, lui è iesino come me. Sì. Abbiamo studiato a Firenze nella stessa scuola, abbiamo vissuto insieme in un convento di suore, poi qua, cioè... Aspetta, Alice, un attimo, avete vissuto in un convento di suore? Sì, per 2 anni in un convento di suore domenicane di clausura, sì, ho fatto anche questo. Hai fatto la suora di clausura? Adesso io aspetto. No, ho vissuto in un convento, eravamo molto, molto liberi, però comunque è stata un'esperienza particolare, insomma, non da tutti i giovani, anche perché avevo 13 anni, quindi ero piccolina.
E insomma, con Francesca abbiamo vissuto insieme poi a Reggio Emilia alla Terballetto, siamo stati nella stessa compagnia, abbiamo vissuto nella stessa casa. Quindi per me è un fratello lui. E lì la coreografia era di Mauro Bigonzetti, un estratto del balletto Romeo e Giulietta, con le musiche di Prokofiev, insomma una musica molto sentita. E questo tipo di danza è contemporanea, si chiama danza contemporanea. Sì. E dove eravate esattamente? La location mi sembrava più un palcoscenico per una sfilata di moda. Esatto, sì, in realtà non eravamo in un teatro, ma eravamo stati chiamati come ospiti a questa sfilata di moda. Esattamente non ricordo, però mi sembra che eravamo più o meno sempre nelle Marche come zona, sì. Quindi eravate tornati a casina? Sì, 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 esatto. Nel 2007, quando ero giovane e bella. Adesso cioè, allora, aspetta. Vabbè. Aspetta un secondo, cioè, la inquadri Luca, adesso lei non si può vedere, no? Allora adesso io vorrei che da casa qualcuno lanciamo un appello. Quando era nel 2007 giovane e bella, capito? Adesso effettivamente è vecchia e brutta. In realtà adesso è vecchia e brutta e ha 70 anni. Non rifare il gesto perché sei inquadrata. Ti prego. No, dai, scherzo. Però insomma, sono passati tanti anni, 2007, adesso io non sono proprio una gran cima della matematica, ma se facciamo un breve calcolo, sono sei anni. L'anno prima di Amici, giusto? Sì, esatto, sì, perché Amici l'ho fatto nel 2008-2009, quindi sì, avevo 19 anni. Vedi, quindi... Una ce domanda... le ricordiamo tutte, le tutine bianche con i pantaloni color oro. Sì, vabbè. I pigiamini, che carini. I pigiamini. Sembravate in pigiama. Una cosa che mi intriga un attimo, torni spesso a casa? Ma perché devi farti i fatti suoi? Ma perché? Torno spessissimo perché sono molto legata quasi ossessivamente alle mie Marche. Per me tornare a Jesi, a casa con la mia famiglia, così è quasi come tornare al mio nido. Roma la sento più come una città per lavoro, invece Jesi proprio come la mia casa calda, accogliente. Poi c'è da dire anche che ho un fidanzato marchigiano, quindi comunque... Lo spesso anche per lui, insomma. Ah sì, mi sembra quantomeno corretto tornare a casa per incontrare il fidanzato. Ma non lo so se il fidanzato è nelle Marche. Sì, perché hai detto che era Roma, quindi sì, sarà corretto tornare un attimino a casa ogni tanto. Sì, altrimenti... Chiaramente. No, oltretutto questa cosa mi ricorda, che così salutiamo anche il regista, Roberto, che è marchigiano. È marchigiano, di Osimo, quindi vicino, vicino a te. Quindi, ci vado spesso di motivi. Vi sareste trovati anche dal punto di vista, altro feeling anche lì. Momento cultura, questa sera condominio P ti si fanno tutti i fatti propri, no? Tranquilli. Quindi. No, non si chiamava condominio. È chiaro, mi affetti la mela in diretta? detta così è brutta. No. Proseguiamo. Allora, si parlava del teatro a questo punto, aspetta, cosa è successo? Fermati, cosa se prendi la mela e la affetti in diretta sul serio diventi il mio mito, quindi non hai il coraggio, te lo dico. Guarda che io lo faccio, Dai, vediamo. Vabbè, intanto ti faccio la domanda, così tu intanto ti volti, vai a prendere la mela e cominci ad affettare. Allora, la domanda era questa, parlavi del teatro, parlavi che hai fatto scuola di teatro e che è stato... Probabilmente il teatro quello che ti ha aiutato maggiormente, il fatto di aver fatto scuola di teatro è quello che ti ha aiutato maggiormente a decidere di andare in televisione. In cucina con Alice. Dico bene, Alice. Ale! La mangia anche, vabbè. Grazie per... C'è gente qui che da mezzogiorno che non mangia, sai? Una mela! Ma ho capito, e neanche quella ho mangiato io. Grazie, molto gentile. Mandamela da Roma col piccione, grazie. Vabbè, no, te la passo a prendere io domattina. Va bene. Allora, grazie. No, si diceva il teatro, quindi scuola di teatro che ti ha aiutato molto anche mentre facevi danza ad Amici, a questo punto. Assolutamente sì. A parte, secondo me, a parte che il teatro è il mio primo...
amore, se così si può dire, e credo che in teatro comunque sia, per quanto mi riguarda, spettacoli teatrali di recitazione, canto, danza, è buona la prima. Sì. Mentre quando, quando lavori in, in televisione, e poi non c'è la stessa adrenalina che provi su di un palcoscenico rispetto al ballare di fronte ad una camera. Non è la stessa cosa. Cioè il pubblico ti dà quell'energia che tu poi incanali e sfrutti tirandola fuori nei movimenti, nella danza o nella recitazione, insomma, nell'espressione. Con la telecamera no, cioè tu sai che dietro alla telecamera ci sono milioni di telespettatori, però non è la stessa cosa, non ti arriva con l'energia del pubblico. Non hai la reazione immediata, non senti il pubblico. Sì. Beh, anche... è diverso, è totalmente, è più minimalista forse ballare di fronte ad una camera, o magari recitare anche di fronte. Ma anche perché non hai la percezione degli occhi che ti guardano, probabilmente. Perché sì, è la stessa identica però cosa. Però se ci pensi un attimo e dici ok, a teatro, non lo so, magari hai 3.000 persone che ti guardano e dietro a quella camera c'hai 8 milioni di telespettatori, che è un po'. Infatti. Magari dopo ne parliamo anche con l'ospite che abbiamo dopo, che è un attore, quindi vedremo, leghiamo se eventualmente le due interviste tra. Ma poi ci spostiamo quindi, per spostarci agli attori, alla parte un po' più recente, cinematografica, più recente. Tanto continua a mangiare la mela in diretta, tranquilla, lei come al sole, va bene, perfetto. Giuro, ti voglio in studio prima o poi, te lo dico. Perché mi devo fare delle grasse risate. E passiamo a qualcosa, un progetto che è Talent High School, giusto? Giustissimo, sì. Di cosa si tratta? Allora, Talent High School è una sitcom per ragazzi, è andata in onda sia la prima che la seconda serie sul canale 47 del Digitale Terrestre, sì. Un canale nuovo che si chiama Super. Parliamo di target 8-14 anni, quindi voi, ahimè, siete un pochino troppo, troppo grandi, siete dei bambini cresciuti, quindi va bene per voi. Ah, ho capito. Perché è una sitcom. Perché tu no, Cosa? Tu no, vero? Cioè noi siamo quelli cresciuti. Io facevo la ragazza di 15 anni, quindi io andavo bene. Poi dopo ci sarà anche una clip, quindi poi mi dici voi se dimostro l'età che ho o no. O no. E, insomma, la storia è di questa Sofia, figlia di un meccanico, io sono Sofia, ha 15 anni, ha un grande sogno, quello di diventare una ballerina, quindi fa questa audizione in questa scuola prestigiosissima che si chiama Talent High School, però non viene presa perché è figlia di un meccanico, mentre gli altri sono tutti figli di produttori, di registi, insomma tutti VIP, però viene presa praticamente Allegra De Magistris, figlia di un noto produttore di Hollywood, sì, che è una goccia d'acqua con Sofia. Allegra non va a frequentare questa scuola, Sofia prende il suo posto fingendosi Allegra, quindi comunque c'è stato questo scambio di personaggi, io faccio sia Sofia che Allegra in questa sitcom, ed è divertentissima perché comunque Sofia è una pasticciona, è una sempre goffa, cade, non ne fa una giusta, e Allegra invece è una snob, figlia di papà, quindi Sofia si dovrà comunque districare in questo ruolo che non le si dice per niente. Quante puntate sono state fatte? 24 la prima serie, altre 24 la seconda serie, e adesso inizieranno ad andare in onda le repliche sempre su questo canale 47 del Digitale Terrestre. Con me ci sono tanti altri giovani, c'è la figlia del preside, che è quella tutta un po', se si può dire, stranzetta. Sì, poi abbiamo il belloccio di turno, cioè il bello e simpatico, ma il bello e tenebroso. Abbiamo il nostro professor De Blasi, interpretato da Marco Pozzoli, un comico fortissimo. Sì, sì. C'è anche Francesco Salvi, che fa mio padre. Insomma, è una sitcom veramente, secondo me, anche giusta per i bambini, quindi, e i ragazzi, quindi, senza parolacce, senza... anche nei vestiti, nell'atteggiamento, è molto pulita, è una sitcom veramente per le famiglie, per i bambini, con,
con dei motti anche dietro, con una morale, quali l'onestà, l'amicizia, la sincerità. Insomma, creata con un contenuto per dare praticamente una morale ai bimbi, ai più giovani. Esatto, che comunque saranno il futuro di domani. Ora sembra una frase fatta, ma in realtà questo è. No, questo è assolutamente, anche perché gli adolescenti crescono con queste cose e se crescono con dei principi sicuramente avranno un futuro particolare e interessante. Se crescono senza principi noi non hanno futuro. Noi siamo cresciuti male, infatti è così. Infatti si vede, infatti si vede. Se crescete come Alice, dopo mangerete una mela in diretta. Allora, andiamo a vederci una clip di Talent High School, Madonna, mi sono impappinato. Vai, andiamo a vedercela e poi torniamo con Alice. Questo è sempre con Dominio P. Io non ce la faccio più. Ti ho salvato la vita, eh? Beh, direi che molto bello il quadro, complimenti. È carino, vero? Sì, sì, il quadro. Lui, l'altro attore giovane, si chiama Gianluca Vicari ed è molto bravo. Insomma, fa il mio partner, il bello e tenebroso, insomma, della sitcom. Ma è molto divertente, ci sono delle gag che fanno un sacco ridere. Io ogni volta rido, cioè quando vedo quella scena rido, perché, non lo so, rido, mi fa troppo ridere. Vabbè. Eh beh, chiaramente. Poi continuiamo però con tutta la parte artistica cinematografica. Tipo io ieri mi sono... No, lunedì. Ieri l'altro. Lunedì mi ci sono imbattuto per sbaglio sulla Rai. Domenica sera. Su Rai 1, che poi ti hai visto la fotografia su Instagram, no? Che era... Avevi una parte all'interno importante, di una importante, sì, perché stava dando lo straccio per stava terra. Stava dando lo straccio per terra, che era... una parte all'interno di tutte le scene che uno poteva vedere, proprio quella lì in cui e quello anche per, no, adesso te lo dico, adesso così guarda, sta a vedere, ho guardato quella, poi dopo ho cambiato canale. Ok, Alice si è ridotta e va bene. Sì, perché in questa vogliamo parlare, insomma, questa fiction si chiama Un passo dal cielo. Sì. Stando ora andando in onda le repliche la domenica sera su Rai 1 alle 21:30 e praticamente io, il mio personaggio si chiama Miriam, è una barista, sì. Però è un po' cattiva, cioè mi hanno dato questo ruolo proprio da cattivissima. Io praticamente sono la migliore amica di una ragazza non vedente, se non che io rubo il fidanzato a lei e quindi ho una storia con il fidanzato di questa non vedente, amica mia, quindi è un personaggio un po' molto perfido. Sì, molto anche un po' maliziosa, un po' falsa, e mi sono divertita tanto. Insomma, come si dice, la stronzetta della situazione, giusto? Esatto. Vedi che questo sporco lavoro qualcuno dovrà pur farlo. Figurati. Sempre tutto bello, buono, insomma, allora, stronzetta della situazione ci deve essere. Una cosa che mi interessa sicuramente a chi ci ascolta e chi ci vede. Come funzionano le audizioni? Ci sono ancora tantissime audizioni, tantissima gente che va, o sono i vostri procuratori che si muovono prima e vi procurano eventualmente gli ingaggi, gli incarichi e magari gli appuntamenti? Allora, la maggior parte dei casting, parliamo di fiction e film, sono da parte dei casting, cioè nel senso la produzione del film ha una cast list, ossia una... È stata la mela. Ha una lista, c'è una lista famosa. Cast list, sì, di personaggi. Vengono mandati alle varie agenzie che hanno attori, attrici, così, e le agenzie fanno delle proposte. Poi sta alla produzione del film scegliere quelli che magari assomigliano un po' di più all'idea del personaggio, che ne so, la voglio bionda con gli occhi azzurri, la voglio di 25 anni mora, capito? Com'è che sei buttato subito la bionda con gli occhi azzurri, giusto per dire? È la prima che ti è venuta in mente. La rossa con gli occhi verdi, ecco. Okay. Va bene, ok.
Vabbè, non sei credibile. Poi ci sono anche tanti altri casting che magari tu mandi la mail ad un link che ci può essere su internet con il curriculum, con le foto, e poi se gli interessi ti chiamano. Però secondo me l'agenzia di un attore è fondamentale, perché poi l'agente è colui che crede in te e che investe su di te. A proposito di investire su di te, hai continuato a investire anche sul balletto e sulla danza, tant'è che anche nel 2013 hai fatto qualcosa di danza in teatro, quindi non abbandoni. Sì. No, io non abbandonerò mai la danza, perché comunque, cioè, è l'amore, è stato il mio primo amore con il teatro, quindi io sono danza, cioè anche durante il giorno. Una ballerina nasce tale e muore tale, adesso è proprio brutto dirlo, però la danza poi me la trovo tantissimo anche sul set, questa disciplina, questo rigore che hai sul set, diciamo, mi ha dato una mano grande. E continuo a ballare come ballerina quando mi chiamano magari come ospite per dei gran gala, così, e insegno anche danza. Insegni danza qui in una scuola? Hai una scuola in cui insegni o vai a fare delle lezioni degli stage? Vado a fare degli stage dove mi chiamano, tipo ad esempio ora ho una collaborazione con una scuola di Giarre della Sicilia, si chiama Accademia Maiumana, e una volta al mese vado là e insegno per tutto l'anno. E poi domenica ho uno stage a Genova, la prossima settimana ne ho uno a Recanati, insomma dove mi chiamano io vado. Cioè sempre in giro praticamente. Ma sì, guarda, il treno ormai è diventata la mia seconda casa, quindi... Allora tanto la cucina, la cucina a Roma non la usa, manda soltanto le mele e quelle cose che hai in frigo che mette nel microonde quei 5 minuti e basta. E sì. Quando torna a casa sicuramente a Iesi, mamma gli prepara chissà che cosa e quindi non deve cucinare neanche a Iesi. E quindi lei è un fantastico via vai. È un fantastico via vai. Cos'è? Cos'è? A parte il mio tram, che è un fantastico via vai tutto il giorno, ma è anche un film. Un fantastico via vai è il titolo di due cose. Una del film dove interpreto la figlia di Giorgio Panariello. Questo film appunto si chiama Un fantastico via vai, del nuovo film di Leonardo Pieraccioni, in uscita il 12 dicembre al cinema. Sì. Ed è anche il che chiaramente il boicotteremo. Cosa? Boicotteremo noi, chiaramente. Ma no, ma perché? Ed è anche il titolo della colonna sonora appunto del film, ed è una canzone scritta da Mattia Pattaro alias Colore, ed è un cantautore emergente, amico di amici di famiglia di Pieraccioni, che ha scritto appunto, ha fatto la colonna sonora del film. E insomma, in questo film io faccio Clelia, io sono Clelia. Sì. Chi è Clelia? Faccio tutto io, eh? Sì, vai. Guarda, fai finta che sia... Noi andiamo a fare un giro, noi... quando è finito ce lo racconti. Tu poi mi mandi un messaggio, noi torniamo dopo la sigaretta. Guarda, tu non puoi vedere, ma noi adesso ce ne andiamo, continua a raccontare, dai. Ciao. E fu così... No, dai, mi prego. C'è nessuno? Ehi là! Eccoci. Tu sei Clelia, chi è Clelia? Sono Clelia, sono la figlia di Panariello, sono una studentessa toscana, quindi la parte più divertente è stata proprio parlare in toscano. Sì. E sono fidanzata con un ragazzo di colore, però mio padre è razzista. E cominciamo bene, chissà cosa ne salta fuori, poi con un Panariello razzista immagino che... Tutte le scene comiche che ne possano venire fuori. Direi, ce ne andiamo a vedere. È stato pazzesco, cioè mi sono dovuta trattenere dal ridere, perché poi oltre a Panariello c'è stata una scena in cui c'erano Leonardo Pieraccioni, Maurizio Battista, Massimo Ceccherini, Marco Marzocca, Giorgio Panariello. Cioè, auguri. E io stavo lì e ho detto no, vabbè, a parte che... Secondo me sono degli attori pazzeschi, anche poter recitare al loro fianco mi è servito tantissimo proprio per
per imparare i vari tempi comici, sono veramente, ma veramente bravi. Io ho una... Vai, scusa, finisci, scusa, scusa. No, basta, ho fatto. Ah, okay, beh. Io ho un aneddoto che non so se c'eri quella volta. Io ho visto un'intervista a Pieraccioni dove raccontava della ripresa a Ceccherini, che lui è vestito tutto di bianco, quindi fa il mimo, alle cascine, e dove mi racconta che la gente si era fermata e aveva fatto su 120 euro. No, questa non la sapevo. Ah, quella non la sapevi? C'è nel, perché sono andato un po' a girovagare, cioè nel backstage dove lui racconta proprio questo, che Ceccherini ha tirato su 120 euro perché la gente non l'aveva riconosciuto. E dice che non chiaramente li ha tenuti, dice, quindi vabbè. Questa non la so neanche io. Comunque, sì, no, vabbè, Ceccherini... In realtà lui fa l'investigatore, sì. Quindi ogni volta si mascherava, una volta da mimo, una volta da tirolese, tutte delle maschere strane, ed era divertentissimo. Allora, io direi, andiamo a vederci il video della colonna sonora? Sì, esatto, Mattia Mattaro, alias Colore, un fantastico Via Vari. E vai, l'ha lanciata lei, guarda mo, bravissima questa ragazza. Un bel branco di pazzi, secondo sì, me. Sì, sì, un bel branco di pazzi. Cioè, secondo sarà me divertente. È divertentissimo da vedere. Un fantastico Via Vai. 11 dicembre nei migliori cinema. Non andate. Secondo me in tutti i cinema d'Italia. Sì, no, più o meno. I migliori, vabbè. Ma, no, al film potete andarci. Chiudete gli occhi quando vedete quando c'è Alice. Alice. Chiaramente. Grazie. La promozione è veramente grazie. È fantastico. È bello far promozione da noi. Allora, visto che dobbiamo parlare di promozione, a che progetti hai prossimi nel futuro? Allora, in realtà ho tante belle cosine, però ancora non ho firmato, quindi io... Allora non ne parliamo, allora assolutamente. Non ne parliamo. Acqua in bocca di cui assolutamente. Siccome io sono una che non si accontenta di fare una cosa sola nella vita, ma... Più ne faccio, più sono con l'acqua alla gola ma contenta. Mi piacerebbe anche pensare un po' anche ad una conduzione. Quindi questo progetto tratta appunto di una conduzione, però non posso dire... No, basta. Di vabbè, dire non sufficiente. Lo svelo io. Verrà qui a Sicento a fare la conduttrice. Fare una conduttrice. No, ecco, perché quella faccia subito lei? Chiaramente, okay. Chiaramente a gratis. Per a gratis come tutti noi. Allora, Alice, no. Il tuo sito, dove possiamo ricercare le tue cose, così magari ce lo andiamo anche a vedere. Allora, tra l'altro, sì, da qualche giorno, dal mio compleanno, che è stato il primo novembre. È vero, e facciamo gli auguri. C'è una grafica nuova, il mio sito è www.alicebellagamba.it e ringrazio di cuore Mario Salussuola, che io ho tantissime persone da ringraziare, starei veramente ore e ore. Insomma, Mario è il gestore, colui che si occupa del mio sito. E lo stiamo guardando, intanto? Lo stiamo guardando. Ce lo stiamo guardando. Ce lo stiamo guardando in diretta. Prima era tutto fucsia. Sì, no, beh, era fucsia. È diventato mio, crescendo. Infatti io sono passato 2 giorni fa e poi dopo sono ripassato oggi e l'ho visto nuovo. Che era tutto completamente nuovo. Ho detto va bene, perfetto. Quindi abbiamo grandi progetti. Abbiamo, sì, anzi, strong, forte. Sì, esatto. Allora, mi potete trovare. Ho una pagina ufficiale di Facebook, sì. Alice Bella Gamba. Basta che mettete mi piace. Click like sopra e quindi hai like, sarà fatto. Gli aggiornamenti, poi c'è insomma Twitter, Bella Gambalice, poi c'è Instagram e poi basta. Dai. Allora, prima di lasciarci però, io volevo, giusto perché secondo me è una giusta causa, tu dal 2009 a oggi sei testimonial della Onlus Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona, giusto? Sì. In cosa sì, consiste? Esatto. Giusto perché allora, così, questa è una giusta io causa. Io sono la testimonial, ossia il mio allora la testimonial che cosa sarebbe quando
posso dare una mano, la do, ossia la Fondazione Ospedale Salesi spessissimo insomma organizzano degli eventi per raccogliere fondi, quali la casa di Sabrina è un progetto per la costruzione di case per le famiglie dei bambini malati a lunga degenza, e per raccogliere questi fondi hanno organizzato diversi spettacoli così, e io offro comunque il mio volto, la mia prestazione artistica proprio a scopo di beneficenza, e questo e tante altre cose, sono partecipe ai seminari che loro spesso fanno, sono partecipe anche a loro fanno anche la musicoterapia per i bambini down, e quindi io quando posso andare lì alle feste che organizzano per questi bambini down per far vedere cos'è la musicoterapia e quanto importante è, insomma io vado là e partecipo proprio come ospite. Secondo me è una cosa importantissima per gli artisti donare un contributo a chi è meno fortunato. Solita frase che potrebbe essere retorica, però io mi sento che voglio sempre dare di più, anzi penso che potrei dare molto di più per loro, cerco di aiutarli. E fai bene. Modo no, che guarda, riesco a fare sia ballando. Alice, hai tantissima ragione, anche perché più ce ne fosse di questa maniera di fare retorica, ce ne fosse tanta di questa maniera di fare retorica. Ma anche perché gli si è visto cambiare il viso, quindi sì, esatto, è decisamente eri molto sincera. Alice, sei fantastica, veramente. Allora, noi ti aspettiamo in studio, sappilo, la prima volta che passi. Che passi per di qua. Ti devi tagliare la mela in studio. Esatto, ci devi tagliare la mela in studio. Grazie Alice della chiacchierata, è stata divertente. Buona la mela, buona la prima, come si dice? Eccala, è di nuovo. Eccala, è della che si mangia. Bene, allora, andate su alicebellagamba.it, tutto Twitter, tutto Facebook. E andate al cinema. E al cinema dall'11 dicembre. Alice, grazie. Grazie Alice, ciao, buona alla serata. Prossima. Ciao. Ciao. Un bacione. Ciao Alice. E adesso ci guardiamo un video.